Eccoci qui con una nuovissima puntata di calciocaffè.it, ciclismo shakerato. Quest'oggi è un piacere avere in linea Michele Coppolillo, parliamo di ciclismo. Ciao Michele, bentornato. Ciao a voi, a tutti gli sportivi. Ciao, allora, diciamo subito una cosa, noi quando facciamo queste interviste, ormai con Michele è una vita che ci sentiamo spessissimo e sono anni, non le prepariamo prima, quindi Michele non sa cosa gli sto chiedendo. No, allora, assolutamente no, assolutamente no. Prima di parlare del ciclismo che è stato recentemente anche nel passato, io ti chiedo, adesso un ciclista professionista cosa sta facendo? Stacca completamente la spina o cosa fa? Ma adesso sai, sono quei giorni, quelle 10-15 giorni che stacca la spina, perché poi alla fine è l'unico periodo dove veramente puoi staccare un attimino, sai. Chi si dedica alla famiglia, chi va a fare un giro al caldo, sono veramente momenti di stasi, di tranquillità e spensieratezza. Quindi adesso non si pensa né al cibo né agli allenamenti, niente? No, un po' bisogna staccare, a parte che quanto prima, voglio dire, si riattacca un'altra volta. Michele, tornando alla stagione appena conclusa, siamo soddisfatti noi italiani? Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix europea, Caruso ha fatto secondo al Giro d'Italia, Ganna e Company hanno vinto l'oro alle Olimpiadi in pista e poi Ganna ha vinto il mondiale a cronometro, quindi possiamo ritenerci soddisfatti oppure secondo te ci manca ancora quello che può vincere il grande giro? Beh, adesso a parte chi può vincere il grande giro, però direi che è un'annata strepitosa, insomma, dalla pista alla strada alla crono, insomma, a 360 gradi, perciò direi che è un anno più che ottimo. Nell'ultima intervista che per il ciclismo shakerato con Mario Chiesa abbiamo stabilito che Sonny Colbrelli è il ciclista dell'anno. Concordi? Beh, sicuramente per noi sì, italiani. No, vabbè, il campione europeo, poi la ciliegina sulla torta, erano un sacco di anni che non si vinceva una classica del genere, insomma, io penso che Sonny Colbrelli sia top 100. Ascolta, invece tornando alla tua carriera, perché io tante volte ti ho chiesto della tua carriera, di te e tutto il resto, adesso voglio tornare su un argomento che ho a cuore, perché tu sai benissimo che io da ragazzino tu eri uno dei miei idoli, no? Ti dà soddisfazione il fatto che a distanza di anni, da quando hai smesso, la gente ti ricordi con affetto, ti considera, magari ti dà di più che aver vinto, che ne so, una tappa e non essere ricordato, avere questa passione della gente, perché insomma gli attaccanti ci sono sempre piaciuti? Ma sicuramente nella mia carriera diciamo che mi sono dato più agli altri, poi dopo a inizio carriera insomma ho interpretato un ciclismo alla garibaldina, quello che la mattina si alzava, andava in fuga, e alla gente questo piace e diciamo che ancora adesso sono ricordato per quello. Senti, ma il premio di combattività è una cosa che anche i ciclisti sentono, secondo te, all'interno del gruppo? Cioè c'è rispetto, c'è verve, passione per questo premio? Ma certo, è un premio che anima la gara, è un premio come, non so, come può essere il numero rosso al Tour. Sai, quello più combattivo è quello che anima la giornata, è quello che insomma dà la linfa vitale a questo sport, insomma è quello degli attacchi, perché sennò alla fine non sarebbe un ciclismo piatto. Poi dopo subentra un'altra categoria, che è quella dei grandi campioni, che dopo suggellano il successo, però prima ci sono anche gli attaccanti. No, alla pari, perché se c'è uno sport che la gente ama dal primo all'ultimo è il ciclismo, perché io non ho mai visto non applaudire chi arriva anche ultimo a una tappa o chi arriva a limite del tempo massimo. No, guardi, io nei miei lunghi anni, quando facevo gruppetto, ero anche magari nelle retrovie, perché è capitato anche spesso, gli applausi c'erano per tutti, dalla Francia, la Spagna, l'Italia, il Belgio. Credo sia il bello del ciclismo questo. È il bello del ciclismo, hai ragione. Michele, un'ultima cosa. Noi eravamo affezionati a Davide Cassani, ho avuto anche il piacere di intervistarlo, tu sei molto amico con Davide. Cosa ne pensi del suo successore adesso, di Bennati? Ma sicuramente è un ragazzo che ha tanta esperienza, un ragazzo ha 42 anni, per me è un ragazzo, però è uno che insomma è più giovane anche di me. No, poi è stato,
è stato regista anche per tanti anni nella nazionale anche di Davide stesso, perciò ha una grande esperienza e insomma penso che possa fare bene. Allora tu pensi che adesso Ganna possa puntare anche alla Sanremo e Colbrelli possa puntare al Mondiale? Anche Viviani ho sentito che vorrebbe vincere un Mondiale su strada. Ma perché no? Ma perché no? No, questo che tu hai detto adesso ci sta. È ovvio che Ganna si vorrà sperimentare anche lui nelle gare di un giorno, che può essere la Sanremo, può essere la Roubaix, può essere il Fiandre. Colbrelli sicuramente gli si è aperto un mondo, avrà consapevolezza dei suoi mezzi, in particolar modo dopo un 2021 alla grande. Ultime due domande. La prima sui tuoi ragazzi, ovviamente abbiamo Tarozzi, che l'abbiamo visto anche agli italiani andare bene e tutto quanto. Secondo te, dei tuoi ragazzi al passaggio fra i big, oltre a Tarozzi, c'è qualcun altro che mi puoi suggerire? Ma sicuramente sì, abbiamo, ce n'ho più di uno, però in particolar modo c'è D'Apporto, che quest'anno è stato anche già in nazionale, ha vinto due gare, un ragazzo dove noi puntiamo, però abbiamo veramente un bell'organico di 13 atleti, anzi ti dico anche un po' news, noi i primi di dicembre andremo anche in Spagna a svernare un attimino, perciò dai, sicuramente c'è un bel gruppo e vogliamo fare bene e riconfermare, che non è facile, quello che abbiamo fatto di buono nel 2020. Allora, tu sai che ciclismo shakerato all'interno di calciocaffè.it, sai che domani sera la nazionale italiana si gioca al mondiale. Mamma. Sei più fiducioso che andiamo al mondiale o hai più gli incubi pensando a 4 anni fa? Da quale parte pendi? Guarda, ti dico la sincera verità. L'altra sera quando Jorginho si è prestato a tirare quel rigore, sinceramente ho visto la sua faccia veramente sì. Con una responsabilità enorme, e ti dico la verità, il fantasma della Svezia è sul groppone, però penso che dai, alla fine abbiamo due gol di vantaggio, dai, speriamo che sicuramente faremo una gran goleata in Irlanda e poi dopo stiacchiamo il biglietto, perché dai, da campioni europei meritiamo di andare ai mondiali. Ecco, io ringrazio Michele Coppolino, vi ricordo che le news, qualsiasi cosa sul calcio, sul ciclismo, sugli altri sport, sulla televisione, un saluto anche a Giampiero Galeazzi, che purtroppo ci è venuto a mancare, che se ti ricordi ha fatto anche un'edizione del dopo tappa al Giro d'Italia, te lo ricordi? Ma è un grande, dai, parli di un monumento di questo sport, una persona preparata in tutti quanti gli sport, e poi un uomo di sport. Sì. Arrivava dal campionato, sì, grande. E su calciocaffè.it, sport, spettacolo, c'è qualsiasi cosa, quiz, sondaggi sulla nostra pagina di Instagram e le splendide interviste ogni settimana. Io ringrazio ancora Michele Coppolino, che è tanti anni che è nostro amico. Ciao Michele, grazie. Ciao a tutti gli sportivi, ciao Simo, alla prossima. Ciao.